Le Prologo del Decumano hanno reso omaggio con una serata di musica e parole presso la Marchessa di Villa Combi a Martellago la cantante lirica Elisa Frannin Combi. Venerdì 8 luglio, nello splendido complesso messo a disposizione dei proprietari, protagonisti il gruppo d'archi La Re, diretto da Elisabetta Maschio, che ha eseguito musiche di Antonio Vitali e Antonio Vivaldi. Durante la serata, l'attrice Chiara Stella Serravalle ha raccontato alcune pagine della vita di una delle più importanti figure della lirica e musica internazionale. Un successo per la rassegna Sotto le stelle a parlar di Veneto, grazie anche alla Prologo di Martellago. Abbiamo scelto questa location in quanto il soggetto, diciamo, che noi andiamo a ricordare è la titolare, l'ex titolare di questa villa, di questo. E è un personaggio non conosciuto nel nostro paese, allora ho pensato bene di tirare fuori questo nome in modo che tutti lo conoscano. Ecco. Un'emozione anche per i proprietari, Carla, assieme al padre, il dottor Pier Francesco Combi, presente alla serata. Per me è un onore e un piacere poter ospitare questo evento questa sera, sia perché mi riporta ai ricordi dell'infanzia, ai racconti dei miei genitori, della mia bisnonna, di questa famosa cantante che purtroppo non ho conosciuto perché è morta giovane, e sia perché mi fa piacere che gli abitanti del mio paese possano condividere con me questi momenti di divertimento e anche che hanno un interesse culturale. Ma chi era veramente Elisa Combi? È una donna, diciamo, emancipata per l'epoca, per l'età, è una donna molto indipendente e che si è sposata appunto con questo Combi, Mario Combi. Elisabeth Lison Frandin era una delle figure di spicco, veramente parte dalla Francia per poi girare tutti i teatri più importanti nazionali, italiani ma anche internazionali. E quindi è una figura tutto tondo, la sua opera preferita era la Carmen de Bizet. Mi accogliete con la Carmen de Bizet? E non sa chi sono io? È una donna che davvero ha lasciato un segno, possiamo dire così, nella storia della musica, peccato per poco tempo. Una donna, diciamo, ante litteram, perché una donna che in qualche maniera alla fine dell'Ottocento aveva già girato mezza Europa e purtroppo è costretta ad abbandonare la sua carriera in epoca, diciamo, per un incidente.